Iraq, in questo momento, in muso, sotto la guerra, la gente apre le sue case per profughi che vengono dalla Siria. In Iraq, in questo momento, 250 persone, profughi, che vengono in Iraq. Da Siria, in Siria, la gente apre le sue case. Cosa puoi fare quando vedi la famiglia scappa dalle guerre, scappa da tutto per avere un rifugio? Camminano per giorni, cosa fai? Apri la tua casa e dici benvenuti finché questa tragedia finisce. E l'Italia deve fare questo, l'Europa deve fare questo. Grazie. Allora, dobbiamo guardare vicino per capire qual è la prospettiva, e la prospettiva ce la apre la Costituzione, la vita libera e dignitosa. Non possiamo accettare che oggi la logica del salario sia quella di comprare la merce, comprarlo come una merce al prezzo più basso sul mercato. Questa è una violazione di un principio costituzionale. Tempo, con quelle parole dell'articolo 36, negata la libertà e la dignità delle persone. Come si fa a dirsi, non dico cattolici, ma cittadini di uno Stato costituzionale di diritto, se non si affronta questo tipo di problemi? Lontano e vicino, dunque, è l'orizzonte che ci indica la Costituzione. Io devo dire la verità, giunto alla mia rispettabile età, che è giusto ricordare, sono molto felice stasera. Non speravo di avere raggiunta questa età un'occasione così bella, non trovo altre parole. E io vi ringrazio molto, perché se io per tutti noi sono negli ultimi tempi, ci siamo in questo modo azzardato, forse più azzardato che coraggioso, è perché sapevamo, o pensavamo, o speravamo che ci sarebbe stata questa piazza. Grazie a tutti. Bravo! 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 Bravo!